Da cucire, perché questo titolo enigmatico? Dovresti chiederlo a Sgalambro, visto che i testi sono suoi. No, diciamo che anche la canzone che dà titolo all'album si chiama L'ombrello e la macchina da cucire, è una canzone. Sgalambro poi è il filosofo con il quale hai scritto anche un altro LP che è stato dedicato al Federico II di Svevia, un'opera in due atti se non erro, ma perché proprio dedicato a lui? È una commissione che ci ha fatto la regione siciliana, perché ricorreva l'ottocentenario della nascita di Federico II. L'avevi intitolato, se non erro, il Cavaliere dell'Intelletto, ma secondo te oggi qui in Italia ci sono Cavalieri dell'Intelletto? Guarda qui, 300.000. Fantastico. Un'altra cosa, Sgalambro è un filosofo, tu un musicista, ma che rapporto c'è tra musica e filosofia? Lo stesso rapporto che c'è tra questo frigorifero e noi due. Cioè? No, voglio fare lo spiritoso. Ci può essere tanto rapporto. Adesso ci tieni un po' distante, però direi. Per passare dall'altra parte. Se vuoi venire qui vicino a me, puoi venire, eh? Dai. Ci spostiamo qui. Se vuoi abbiamo anche qualcosa da bere. Se vuoi. Ecco, grazie, sì. Posso fare un'altra domanda a lui? No? Ah, perfetto, io terrei qui Franco anche tutta la serata, se fosse per me, perché ti stanno preparando. Ci conosciamo da tanto tempo noi due, no? Sono 10 anni. Sì. Sì. Sei stato il primo artista italiano che ho intervistato e sono ancora emozionata come la prima volta. Grazie. Ti hanno descritto come schivo, solitario, autentico, leale. So che ti sei isolato, vivi da solo, lontano da tutto e da tutti per dedicarti alla musica. Vorrei sapere una cosa, tu hai trovato il tuo centro di gravità permanente? Mi auguro di non trovarlo. Ti auguri così, di non così, trovarlo? Così lo cercherò. Va bene, grazie Franco Battiato, buon divertimento. Mentre va Franco verso il palco, io so che lui sta suonando con tanti musicisti eccezionali, tra i quali Gary Harrison, Martin Elliott, che hanno suonato con Michael Nyman e anche la batterista del Level 42. Il coro ci sono Yo-Yo Mundi, Ust Mamò, Disciplinata, Tamburi di Bra e Chiasi e alcuni membri anche dell'orchestra di Virtuosi Italiani. Tra poco credo che arriverà anche sul palco il grande Franco Battiato, ci farà sentire un po' di brani nuovi e anche alcuni brani vecchi che conosciamo tutti. Eccolo voi, Franco Battiato. Vieni gli alberghi a Tunisi per le vacanze estive, a volte un temporale non ci faceva uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era. Profumi indescrivibili nell'aria della sera, studenti di Damasco vestiti tutti uguali, l'ombra della mia identità mentre sedevo al cinema oppure in un bar, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era. Yeah.
जाने अमर को साई कीता जाने रे मन को किरार मुने वो कथा Va bene, hai ragione, se ti vuoi ammazzare, vivere un'offesa che desta indignazione, ma per ora rimanda, è solo un breve invito, rinvialo. Va bene, hai ragione, se ti vuoi sparare, un giorno lo farai con determinazione, ma per ora rimanda, è solo un breve invito, rinvialo. Questa partenza di vita, Signore, non lo merita solo una mia. Reso antiquato il suicidio, questa parvenza di vita, Signore, non lo merita solo una migliore. Va bene, hai ragione, se ti vuoi ammazzare, vivere un'offesa che desta indignazione, va bene, hai ragione, se ti vuoi sparare, un giorno lo farai. Voglio vederti danzare
come i dervisci tuner che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere del catacali. E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza, danza. E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza. E Radio Tirana trasmette mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braceri ardenti nell'Irlanda del Nord, nelle valere estive, coppie di anziani che ballano al ritmo di sette ottavi. Suonatori zingari ribelli nella bassa padana, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano vecchi valzer viennesi.